sono ottimi compagni per passare la notte e ottimi compagni per attraversare il buio, abbiamo pensato che è possibile ancora continuare a parlarne in questa forma virtuale, senza però impedirci il confronto, per cui sarebbe bello se le vostre osservazioni comunque giungessero in biblioteca attraverso delle email inviate all'indirizzo di posta elettronica pasolini@bibliotecadiroma.it. Libri lumi che illuminano la notte, che illuminano il buio, che così come i vecchi conti, i vecchi racconti che venivano fatti di sera, d'inverno intorno a un fuoco, d'estate negli orti, al profumo della zagara e dei gelsomini, quei racconti che davano alla notte un gancio per oltrepassare il buio e gli spaventi attraverso la fantasia, lo stesso valga anche adesso. Libri che si fanno racconto che illumina la notte. E non a caso ho scelto il libro di cui vi voglio parlare adesso, che è Le nostre anime di notte di Kent Aruf, proprio perché all'inizio del libro c'è una sorta di dichiarazione di intenti, ed è proprio questa. Una donna, Eddie, va a casa di un conoscente più che amico e gli dice: senti, io ho da farti una proposta, ti andrebbe di dormire con me? E però gli dice: guarda che non è una proposta che ha carattere sessuale, da molto tempo che non sono più interessata alla sessualità, però siccome la notte è lunga da passare e siccome la notte è dura e triste, vieni a dormire con me, così parliamo e facciamo passare insieme, attraversiamo insieme la notte. E è una proposta sorprendente, e infatti lui rimane perplesso e la perla si preoccupa, ma si preoccupa anche di tutelare lei dalle maldicenze che inevitabilmente ci saranno, e tanto che la prima volta si presenta a casa sua dal retro e lei però dice: guarda, no, devi entrare dal portone principale, devi entrare dalla porta principale, proprio perché non importa quello che dicono gli altri. Mentre lui all'inizio a quello che dicono gli altri, soprattutto su di lei, presta attenzione. Ma lei dice di essere arrivata a un momento della sua vita in cui è troppo importante vivere come sente di voler vivere. Ed è un qualcosa che mi fa pensare a una sorta di tesoro che noi abbiamo, che è il futuro, di cui pensiamo di essere padroni. Da giovani questo tesoro è ricco, abbiamo tanto tempo davanti a noi e quindi ci possiamo permettere di sprecarlo, di lasciarlo andare, di trascorrere i giorni senza averne cognizione. Però mano a mano che si va avanti nella vita, mano a mano che questo tesoro diventa sempre più esiguo, si comincia a dare importanza al valore di quello che ci rimane e si comincia a dare importanza alla prudenza e alla possibilità di scegliere di vivere nella maniera più confacente a una propria idea anche di felicità. Ed è questo che Eddie propone a Louis. Propone di stare insieme, di parlare, che ne dica la gente, perché questa bolla di confidenza che nel silenzio della notte riusciranno a ricreare tra di loro permetterà di compiere un viaggio anche dentro di loro, anche dentro il loro passato, anche dentro quei grumi profondamente dolorosi che ognuno dei due si porta appresso. Ed è un viaggio che comincia con molto garbo, con molta attenzione, soprattutto da parte di lui, che tra l'altro si sorprende di come lei, non appena si sdraino assieme, lui le dia la mano, si addormenti. Allora,
L'addormentarsi in presenza di uno sconosciuto o quasi sconosciuto dà il senso di quanto sia grande l'atto di affido che Eddie fa nei confronti di questa persona. Dai suoi discorsi capiamo che non è così sconosciuto, lei dice è una brava persona, una persona di cui potersi fidare, anche se poi quest'aura di brava persona viene subito smentita, perché anche lui ha le sue magagne, anche lui non è quel che si dice veramente una brava persona. Perché? Perché ha tradito la moglie, perché ha trascorso 2 settimane con un'altra donna, lasciando la famiglia. E però lei dorme accanto a lui e lui si sorprende della facilità con cui nelle prime notti lei si addormenti. Poi via via comincerà il parlare e comincerà un parlare intimo che appunto prescinde dalla corporeità, ma un'intimità che riguarda l'anima, perché di notte, nel silenzio, al buio, e quello che viene fuori con il parlare è quanto si è profondamente sedimentato dentro di sé. Ed è in questa condivisione che si trova la forza di condurre poi assieme una sorta di battaglia contro quanti tendono a ingerirsi, contro quanti vedono imbarazzante la situazione di due vecchi che si incontrano la notte, e non soltanto la notte, perché poi cominceranno a uscire insieme di giorno, creando imbarazzo anche nei figli. Questo dell'imbarazzo, questo di andare fuori dagli schemi, e perché ci troviamo all'interno di una piccola comunità, di un paese, siamo a Holt, questa cittadina che Kent Aruf ha poi ha creato e che ha raccontato anche nella trilogia della pianura e anche in Vincoli. In questo posto dove tutti sanno tutto di tutti e molto spesso si ubbidisce a degli schemi precostituiti che governano il buon andamento della comunità, all'interno di tutto questo rompere le regole, rompere i quadri e uscire da quello che è un sistema irregimentato per guadagnarsi una libertà dell'anima è quello che loro fanno, quello che loro cercano di fare. Poi il finale è aperto, per cui ci sarà poi la possibilità per ognuno di trovare la soluzione più consona a quello che è stato detto, a quello che è stato raccontato, però questo non vuol dire che loro potranno completamente fare a meno dei sentimenti delle persone a cui vogliono bene, e di conseguenza fino a che punto la loro è una scelta di libertà, fino a che punto la loro scelta di libertà che ferisce gli altri può essere per loro ragione di felicità. Sono questi alcuni dei temi importanti che questo libro ci mette in scena, con una scrittura estremamente scabra, semplice, chiara, schietta, netta, senza indugi, senza compiacimenti e senza fronzoli, viene fuori la vita intera di due persone. Una vita che è stata condotta all'insegna del rispetto delle regole, perché comunque poi Luis è ritornato a casa, però confida a lei nel silenzio che probabilmente ha tradito la parte profonda di sé, una parte importante di sé. E lei, nel ripercorrere la storia dolente della perdita della figlia e tutto quello che di sconvolgente la morte di una bambina porta in una famiglia, anche lei, riattraversando con lui questa notte, in qualche modo si pacifica e va oltre quello che è stato. Abbiamo due persone che, parlando di notte, ma anche parlando poi di giorno, troveranno il coraggio della verità, di una verità che è semplice, la verità di una vita banale, in cui però nella banalità, che certe volte può sembrare più banale, dalla banalità
ci sono delle esistenze eroiche, perché è eroismo quello di continuare a vivere nello stesso posto in cui a 11 anni tua figlia è stata investita ed è poi morta. È eroismo continuare a vivere accanto a una donna che non ti stima per quello che tu, per come tu vorresti, per quello che in lei vorresti ci fosse, che però poi dopo con l'andare del tempo rivaluti e capisci che la capacità di perdono di una donna è grande e non si manifesta attraverso gesti eclatanti o discorsi importanti, ma anche nel silenzio della quotidianità. È un libro in cui la quotidianità, i gesti minimi, le abitudini tra amici e conoscenti intrecciano un canovaccio di rapporti in cui poi la vita di uno entra in relazione con la vita dell'altro e suona, risuona o stride con la vita dell'altro. E ci sono Eddie, Luis, ci sono dei bambini, c'è un bambino, c'è un cane, ci sono anime semplici e anime contorte, ci sono anime dolenti, ci sono c'è la presunzione di chi crede di essere nel giusto e in virtù di quel giusto crede di poter dirigere il suo comportamento e quello degli altri. C'è chi pretende che le cose vadano in una certa maniera perché a una certa età ci si deve comportare in un certo modo. E mano a mano che scorriamo la storia di Eddie e di Luis andiamo rivedendo quello che tante volte ci è capitato di vivere e il modo in cui vivendo abbiamo compiuto scelte di coraggio o scelte di accomodamento. E dunque in questo tempo di coronavirus in cui quello che non ci manca è il tempo e quindi la possibilità di un tu per tu con noi, che questi libri lume, che questi libri che illuminano la notte ci diano questa possibilità di traghettarci oltre questo scuro, oltre questo nero e di arrivare al futuro che ci sarà, non sapremo quando, non sapremo come, ma che ci sarà, e di arrivare cambiati. È retorico dire che questo tempo ci farà diventare migliori, ma in ogni caso le persone che saremo non sono quelle che sono state prima di questo tempo, perché questo tempo, con la sua carcerazione, che è una carcerazione del corpo e non deve essere una carcerazione della mente, perché i pensieri parassiti e i pensieri angosciosi rischiano davvero di trasformarci in persone depresse, incapaci di andare avanti, che tutto questo non succeda e che attraverso il libro che si fa lume, che si fa forbice, che spacca la ragnatela di cattivi pensieri, attraverso una connessione virtuale noi possiamo continuare quel percorso di indagine, di scandaglio di noi che questo tempo ci sta permettendo per uscire dalla quarantena e uscire dall'insicurezza con la sicurezza forte di aver conosciuto, se non altro, delle parti importanti di noi.